Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Non so più che cazzo fare. Mi avete tolto la scaletta, io non sono capace di proseguire. È ritornata. Grazie a tutti. È tornata. Allora, stavamo dicendo che appunto noi tutti pensiamo che... Sì, vabbè, ma... No, ho fatto il tampone, ragazzi. Sì, ho fatto il tampone. Stavo appunto dicendo che appunto tutti parliamo della Lady One e Dan, ma in realtà sulla carta la loro ship è conclusa. Quindi io vorrei che... Questa... Rubino, sei veramente un deficiente. Non ha scritto Tare, quindi credo si sia addormentato. No, ho letto sborrare, fate impazzito Rubino, veramente. Minchia, da addormentare a sborrare, insomma, ce n'è un po' di differenza. Beh, polluzione notturna, eh. Vabbè, insomma. Può capitare. Grazie Jacopo, grazie Riccardo. Assolutamente sì. Grazie Neo. Grazie Domes. Grazie Kimo, grazie mille. Io sono l'unico grazie giovane, tra l'altro. Sono io, da vecchio. Bellissimo, un cazzo. Figa, sono veramente inguardabile. Faccio veramente vomitare. Sono veramente inguardabile. Vuole scammare. Se mi vuole scammare, lì è un altro discorso. No! Chiedo scusa. Stavo partendo con una rima Rubino. Stavi partendo, Rubì? No, io ho detto... Ma rimandiamo un attimo il beat. No, perché... io non sono capace. No, ma... Io... Prendiamo questo momento come orologio. Ma proviamo... io ho detto solo Vez. No, ma prego. Rubino. No, ma io parlavo di Vez e TikToker. Rubino, fai la versione rap di Sossì. Stai già andando a tempo, vai. Ma no, io stavo a parlare di Vez e TikToker. Al nome di Candela, Sossì. Quello che vuole fare lo streamer. Cercare la luna piena, Sossì. Scusa, Lediona, classica cosa che si sposta l'attenzione su un ospite molto più importante di te. Salutiamo. Non diciamo ancora saluto, chi è. Un saluto. Ciao, Mario. Dove vuoi andare? Dove vuoi? Ok, ma perché mi fai questa domanda? Perché io ho fame e mi sei simpatico, allora ti chiesto andiamo a cena. Però se viene avanti di portare quegli occhiali là. Guarda, un po' di mal di pancia, andiamo a cagare? Insieme? O solo io per le stronzate che dico? Ma leggila un po' come vuoi. Per un tot vi siete lasciati, è successo qualcosa oppure... Non so se non ricordo... Classici litigi tra coppie, ecco. Ok. Ma il vostro rapporto... Litigi? Scusami se ti interrompo. Prego. Intendi che c'è stato un tira e molla? Non sono classici tira e molla, sono da coppia instabile che ha bisogno di una separazione definitiva. No. Ci vuoi provare tu? No, stavo scherzando. No, non prendete la mano. Ciao. Perché ho uno spazzolino? Ti sembra una domanda da fare? Guarda che in sta scrivania ce ne sono un po' di domande. Il fatto che tu chieda questa non mi sembra veramente... Beh, è la cosa più strana, dai. Ascolta, eh. Cos'è, una morsa? Questa non è una domanda strana? Aspetta. Giuda. Il liquido di Rubino. Cioè, non ti sembra una domanda strana? Questo non ti sembra una domanda strana? È una grande broderata. Ora guardo Shad e non va avanti. Ti tiro un pugno, ti spacco i denti davanti tutti quanti. Tutti quanti, frate, questa è la cazzata. Se rappa sempre Shad e con la rima improvvisata. Faccio un trisom con Grembau della tua fidanzata. Dalla figa fa il brodo e dico che brodo è rata. Grazie telefonici, sono bannabili. Ma è uno dei suoi migliori amici, si chiama Filippo. Sprario. Si chiama... Sprario. Vabbè, è consenziente. Ovviamente la porto in live con me, stiamo insieme in live, poi quando faccio le cose mie, il timer. E durante il timer cosa succede?
Scopo. Ah, vabbè. Un messaggio molto diretto. L'unico problema dire. È che 10 minuti non mi bastano. Ah. Però a lui 2-3 bastano. È reciproca. Capisco, comunque. Rubino parte. Passa da 1 a 2. Ma la mia domanda era appunto sulla tempistica. In questo momento essere inquadrato. Un piccolo. Hai visto? La qualità come pullula. Piccolo primo piano. Prego. 7-3 Allora, porco Diaz. Scusate. No, ho sbagliato. Chiedo scusa davvero. No, ma che cazzo. Scusate, eh. No. Tutto l'utilizzo delle mani. Credo l'avessi immaginato. Sì, guarda come guardava. Ma dai, supporto. Ma no, 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 bruttissimo, no, no. Bruttissimo. No. Le mani addosso sono una cosa da. Potevi darmi un bacio un po' più tenero. Sì, no, infatti. Aspetta. No, però può essere. No, ma a parte. Anche no. Vabbè. Pezzo, vabbè. Mi dispiace. Oh, giochiamo e basta. Poi esatto, non rompiamoci i coglioni. Basta. Iniziamo. Dai, vai. Insomma, Dan. Insomma, pezzo. Giochiamo, giochiamo. Dai, dai. Allora, sì, sì, ok, loro due non hanno un microfono, loro due invece sì, questo già è uno svantaggio. Vez, ti starò vicino, quando volete parlare ditemelo. Sì, 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 okay. Sì. Possiamo iniziare, direi che chi è che inizia, che cosa ha vinto il sondaggio? Ha vinto il sondaggio Lady Ona Dan. Prego. Vai, vai, vai. O tutti voi sono le regole di questo gioco, lo fate tutti quanti, quindi rompetemi le cosiddette. Non, e fatto nessuno. Non l'hai mai giocato? Non hai una vita. Dai, ma come? Tu mi stai dicendo che non ho una vita? No, no. E qua? Su GTRP dico, Impero, salutiamo. Comunque, va bene? Sì, 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 va benissimo. Io guarda, sono proprio... Decidite le squadre. Presentiamo okay. I giocatori, anzi. Allora, presentiamo i giocatori, che li abbiamo già presentati prima. Mica sì, ragazzi. Molto vicino. Molto vicino. Prego.